Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siete su Cartomantic e con questo interattivo andremo a vedere chi sta per entrare nella nostra vita. Restate con me. Ciao a tutti, bentornati, bentrovati, benvenuti a tutti coloro che sono nuovi qui sul mio canale, siete su Cartomantic e oggi naturalmente andremo a fare un altro interattivo. Quello di oggi risponde alla domanda: chi sta per entrare nella nostra vita? Può essere chiunque, può essere qualcuno che andrà a movimentare la nostra vita sentimentale, potrebbe essere qualcuno invece che sarà importante per il nostro lavoro, o magari anche qualcuno che torna dal passato anche soltanto per un'amicizia, per rinverdire dei rapporti o per mettere pace in qualche situazione complicata. Andremo a vedere. Allora, prima di ogni altra cosa, continuando a ringraziarvi per la crescita che sta avendo ancora il canale, vi ricordo che questo è l'interattivo dedicato al sorteggio, quello che faccio io per festeggiare la crescita ogni tanto di questo canale, e al sorteggio di una consulenza con me, che sarà comunque valida per tutti, quindi è libero a tutti coloro che sono qua e desiderano commentare per essere sorteggiati, anche se non sono iscritti al canale. Quindi questo è veramente aperto a tutti, non ci sono regole. C'è una cosa in più, diciamo un bonus per chi mi risultasse iscritto al canale e con le notifiche attivate, avrà la possibilità all'interno della consulenza di farsi fare da me il Gran Tablù. Ma naturalmente questo non ha assolutamente, non dà la priorità su altri che decidessero sincero semplicemente di partecipare al sorteggio e poi amici come prima, proprio perché deve essere secondo me un festeggiamento di quelli veri, quindi aperto proprio a tutti. È logico che ci sia da parte mia maggiore gratitudine a chi mi ha fatto arrivare fino a qui, ma il sorteggio è veramente aperto a tutti. I primi 200 commenti, poi se saranno meno sorteggeremo quelli che ci saranno. Ricordo che se commentate 3, 4, 5, 1000 volte, per me la entry è una, quindi io vi ringrazio. Se vorrete fare più commenti ne sono felicissima, però è comunque valido per ogni persona, quindi unico. E che altro? Niente, che poi dopo mi dovrete dare il tempo, sempre con i miei modi da bradipo, di vedere e fare il conteggio. Metterò tutto nel random generator e, come è successo già per l'altra volta, potrete scoprire qual è il numero e quindi chi è la persona che ha vinto. Tutto questo lo trovate anche sul post nella community, di cui metterò il link poi anche su Facebook eventualmente, ma se siete qua non avete nessun bisogno poi di andare a risentire o a rileggervi quello che vi ho detto. Comunque, se per caso vi è sfuggito qualcosa, metterò tutto lì in modo chiaro il più possibile, sperando appunto che partecipiate numerosi, perché ho veramente voglia di ringraziarvi appunto in questo modo. Bene, allora, questo è un interattivo, come vi dicevo, un po' generico ma molto molto specifico per quanto riguarda questa nuova persona che entrerà nella nostra vita. Certo che non entrerà una sola, spero, nel nostro futuro immediato, perché questa è la tempistica. Ne entreranno, spero, tante, soprattutto adesso che stiamo ricominciando un pochino a riprendere i rapporti sociali, sempre con le dovute limitazioni, però insomma adesso è un po' meno complicato socializzare, se vogliamo. Naturalmente, naturalmente, noi andremo a vedere quella persona che avrà un influsso sulla nostra vita che sarà importante per il campo d'azione in cui ci muoveremo. Che cosa utilizzerò? I soliti oracoli delle risposte che troviamo qui, gli arcani maggiori come sempre, le nostre Lenormand, e poi andremo a vedere anche con gli Osho Zen quali sono le energie di questa persona nei vostri confronti quando arriverà questo incontro e quali saranno le vostre nei confronti di questa persona, d'accordo? Quindi adesso sapete come funziona, scegliete una delle candeline, uno dei simboli, per vedere appunto quale sarà la stesa abbinata alla vostra scelta. Mettete, se lo desiderate, il video in pausa. Per il resto ci vediamo qua fra pochissimo con la prima variante. Bene, come di consueto cominciamo con candelina arancione, la mettiamo qua da parte e andiamo prima di tutto a vedere quali sono le energie che stanno attorno a questo incontro che avverrà. Come dicevo, sicuramente ci saranno incontri, sicuramente persone entreranno nella vostra vita, quindi non è che andiamo a vedere se entrerà qualcuno nella vostra vita, certamente che sì, a livelli più o meno profondi. Quello che ci interessa è vedere
quale persona tra le tante, spero che conoscerete, avrà un influsso nella vostra vita e vedremo anche in quale settore. Mettiamo appunto come adesso qua questa carta. Andiamo a prendere adesso due carte, una per questa persona nei vostri confronti e una invece per come sarete voi come energia nei confronti di questa persona. Perciò una, aiuto, qui sto sforando, una la mettiamo qua e l'altra per l'altra persona e questa invece è per voi. Perciò anche qui facciamo un po' di pulizia, se possibile. Allora, l'altra persona e voi, eccovi qua. Un arcano maggiore che ci aiuterà sempre comunque a capire anche dove ci stiamo muovendo. Speriamo che questa persona abbia un influsso positivo, ma io sono qua per neanche per sperarci, ne sono certa perché vogliamo vedere chi sarà importante nella vostra vita da qui a brevissimo, chi entrerà nella vostra vita per sconvolgerla in bene, insomma, quindi non certo per rovinarvela. Andiamo a vedere. Ok, allora adesso come abbiamo fatto in altre occasioni, ricordandovi sempre che nelle mie stese voi siete la consultante perché sono io che muovo le carte per voi, l'altra persona alla quale stiamo pensando, che vogliamo capire chi è, viene identificata con la carta del consultante, la carta numero 28 del mazzo Lenormand. Quindi ora scusate, ma io quando vedo certe cose. Vediamo il taglio, qual è? Beh, è qualcuno proprio che viene verso di voi, direi, no? Abbiamo la nave e la vostra carta. Adesso andiamo a cercare la carta del consultante, quindi vediamo quale sarà, anzi, dove sarà la carta numero 28 e vediamo poi le carte che stanno attorno, di delimitarle e prenderne appunto 4 prima e 4 dopo. Allora, qui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, allora, prima di tutto facciamo questa stesa. Perciò, la prima carta che abbiamo preso è questa. Siamo in una situazione di netta ripresa dopo qualcosa di brutto che è successo questa persona. Stiamo guardando, stiamo facendo un po' il suo identikit. Sto cercando di metterle in modo che si vedano per bene, perché adesso prima di leggerle andiamo, caspita, andiamo a vedere che cosa ci è uscito. Allora, come arcano maggiore abbiamo la papessa, quindi siamo in una situazione ancora un po' di studio, ma di grosso sviluppo a livello intuito. Perciò questa persona verso di voi si muove in un'energia di solitudine, quindi è qualcuno che viene verso di voi dopo aver attraversato un periodo di solitudine. Voi verso questa persona avete proprio questa energia creatrice, quindi è qualcuno che entra nella vostra vita, però avete più voi, secondo me, da dare a questa persona che non il contrario. Fortunatamente, per come vedo le carte, adesso andremo a confermare l'energia per questa situazione, non vedo vampirismo energetico, ma vedo piuttosto qualcuno che trova in voi una specie di rinascita, una possibilità di rinascere qui e ora. Guardate, proprio qui c'è una carta, intanto non è una carta solo temporale, ma quindi che dice che le cose avverranno presto. Il qui e ora è proprio il modo in cui dovremmo tutti riuscire a vivere la nostra vita, quindi senza preoccuparci troppo del futuro, senza rimuginare troppo sul passato, ma vivendo il presente. Quindi è una situazione che vi viene consigliato di vivere in modo assolutamente libero, concentrato su quello che sta succedendo e non senza troppi appigli al passato e senza troppe preoccupazioni per il futuro. Questa energia, secondo me, è applicabile però soprattutto all'altra persona per la quale io vedo che c'è stato, come vedete, la carta di testa, abbiamo la croce, quindi c'è qualcosa in questa persona che ha dato una brutta botta alla sua energia e comunque
ai suoi sentimenti, insomma, a tutta la sua vita c'è qualcosa da risolvere. Difatti adesso è una persona che si ritrova in solitudine. Allora, la persona che si ritrova in solitudine e che comunque ha saputo, se vogliamo, fare buon uso comunque di questa solitudine, una persona riflessiva, una persona saggia che un po' ha imparato a convivere con la botta, diciamo, che ha preso, ha imparato a superarla, l'ha superata ed è comunque in cerca, di qualcuno che lo possa capire. Adesso dirvi che è una stesa semplicemente dal punto di vista sentimentale mi sembra un po' azzardato. Certo è che in voi troverà, anzi quando vi incontrerà, finalmente le energie per ripartire, le energie anche per rimettersi in gioco, per rimettersi a frequentare persone e anche, pur rimanendo se stesso, questa capacità di ripresa, di rinascita e anche di riscoprire un modo per vedere la vita più fresco. Più infantile, ma proprio nel vero senso della parola, nel senso ottimo del termine, come dovrebbero essere sempre, come sono i bimbi. Effettivamente questo qui e ora purtroppo ci abbandona come sensazione man mano cresciamo, altrimenti i bambini sono molto più pane pane, pane al pane, vino al vino, no? E c'è proprio questa ripresa insieme a voi, sentite che tuono, questa ripresa insieme a voi e ritroverà la stabilità. E con voi potrebbe anche instaurare un legame in crescita. Dunque, era mia preoccupazione subito dall'inizio dirvi che non era una stesa sentimentale. Perché? Perché questa effettivamente anche questa stesa potrebbe essere applicabile a molti settori della nostra vita. Possiamo però cercare di capire un po' meglio. Allora, io sì, potrei vederci qualcosa di sentimentale. Ma ci vedo soprattutto, lo so, quindi è la prima cosa di cui parlerò, qualcosa di economico-lavorativo, nel senso che abbiamo intanto questa carta che ci parla di finanze, ci parla di miglioramenti, ma ci parla questa anche di stabilità, ci parla di una persona che ha una certa saggezza, una certa esperienza e pertanto può anche venirci in aiuto. È una persona che secondo me ha preso un po' una fregatura in passato, ma che comunque non ha smesso di cercare di rimettersi in gioco. Una fregatura nonostante fosse la parte forte della questione, quindi può essere una società nella quale il socio di minoranza ha fatto il furbo, o comunque un investimento dove avrebbe messo i soldi, ma chi li doveva prendere poi dopo non si è comportato molto bene. È rimasto molto male, è rimasto fermo per un po', ha lasciato andare delle occasioni, ma adesso ha desiderio di rimettersi in carreggiata e proprio di ricominciare e di ricominciare anche a frequentare, quindi ad ampliare un po' il suo network. Facendo questo viene in contatto con voi e potrebbe proporvi una società o magari un tipo di lavoro per il quale è necessaria una figura come la vostra, perché voi avete proprio questa energia creatrice che darebbe una svolta, darebbe un nuovo impulso a quello che questa persona aveva lasciato da parte. Il qui e ora è proprio di non starvi adesso a preoccupare di come succederà, ma arriverà proprio nel momento in cui voi sarete pronti per ricevere questa cosa. Adesso arriva questa persona ancora il desiderio di stare da soli, è una solitudine comunque voluta, è una specie di isolamento, ma non è negativa, anche se questa carta certo non ci parla di una persona in questo momento molto desiderosa di mettersi di nuovo in gioco, ma è come se avesse preso una pausa di riflessione, perciò si tratta di qualcuno che ha comunque il desiderio di rimettersi in carreggiata, ma ha preso talmente una legnata che, grazie proprio alla sua esperienza, ci pensa un po'. Tanto non ha bisogno, di fare questa cosa, è solo che è qualcuno che non accetta di stare fermo, senza fare nulla dal punto di vista lavorativo. Allora succede che entrerete in contatto, probabilmente anche grazie a conoscenze comuni. E succederà che conoscendovi rinascerà questo desiderio di fare qualcosa, ispirerete fiducia. Però
Tutto all'insegna comunque dello studio, della pazienza, ma soprattutto della prudenza da parte di questa persona perché ha avuto una brutta esperienza, da parte vostra comunque perché non siete persone che così dall'oggi al domani decidono di intraprendere delle strade non del tutto nuove, perché non vi viene proposto di cambiare completamente lavoro o di fare una società in qualcosa che proprio non avete mai fatto. Avete indubbiamente le capacità e la preparazione per quello che vi viene chiesto. Rimarrete un po' così perché è una proposta molto vantaggiosa. Allora, a questo punto, che cosa vi consigliano le carte? Intanto di non sottovalutare questa sincronicità che vi ha fatto conoscere questa persona. Vi consigliano anche di dargli la possibilità di ricominciare. Cioè, mi date questa possibilità, ma è anche una possibilità che viene offerta a voi. Vi ricordano che siamo davanti a qualcuno che ha una grossa esperienza e può darvi una grande stabilità. Per questa persona sarebbe manna dal cielo il poter collaborare con voi. Per voi sarebbe veramente un incontro, sarà veramente un incontro fortuito ma fortunato. Questa è la mia prima lettura, è quello che vedo, quindi a voi sta per entrare nella vostra vita qualcuno che dal vostro punto di vista lavorativo sarà determinante, ricordiamoci qualcuno che in passato ha avuto una brutta esperienza quando era alla ricerca o collaborava con qualcuno che ricopriva la carica che vi verrà offerta e che quindi ha rivalutato la cosa conoscendovi o venendo in contatto con voi molto probabilmente tramite amicizie comuni. Ritroverà la fiducia e il desiderio di riproporre questa volta a voi questo incarico, questa opportunità lavorativa che per voi sarebbe veramente molto molto importante. Una persona fidata, molto preparata, ricordo. Bene, questa è la prima cosa. Naturalmente io un po' cerco di adattare, se serve, questa prima lettura che per me rimane la principale anche ad altri settori e perciò se non aveste niente in ballo, però vi ritrovate e sapete che c'è una persona così, ma per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, cioè se magari avete già avuto sentore o se arrivasse a breve, insomma molto a breve, una persona che ha avuto una brutta esperienza, non lavorativa in questo caso sentimentale, una persona sola da lungo tempo che non ha mai più voluto nessuno ma che convive bene con la propria solitudine, vi venisse presentata, allora certo è una persona che si potrebbe interessare a voi, voi avreste delle energie molto più pimpanti rispetto alle sue perché evidentemente trasmettete questa forza creatrice, pur con una certa, come dire, non dico diffidenza perché però studiandovi un po' da lontano potrebbe essere che voi con il vostro atteggiamento facciate rinascere in questa persona il desiderio di rimettersi in gioco e che quindi in questo senso la stesa mi possa parlare di qualcuno su cui non dovete forse riflettere troppo, ma dovete comunque, ecco, siete guardinghi, però appunto qui è ora, perciò ricordatevi che c'è anche questo quadrifoglio, è un'occasione almeno per approfondire la conoscenza da cogliere al volo, che potrebbe effettivamente poi alla lunga dare una stabilità anche alla vostra vita sentimentale. Ricordo comunque che per me il valore principale di questa stesa è applicabile nel settore lavorativo e nel settore, diciamo, finanziario, ma marginalmente, nel senso che il miglioramento dal punto di vista finanziario arriverebbe con l'accettazione da parte vostra della proposta lavorativa che vi viene da questa persona. Quindi, per il resto, appunto, adattatela se credete, ma rimane comunque la mia prima scelta questa. È una persona non tanto giovane. È una persona comunque che ha una grande, grande esperienza, non necessariamente famosa nel suo campo, ma molto stimata da quelle poche persone con le quali ha intrapreso e intrattenuto dei legami nel corso della sua vita lavorativa. Sicuramente qualcuno che ha una solida posizione, perciò tenete presente anche questo, vi studierà. Perché appunto siete voi a fargli rinascere questo desiderio di rimettersi a collaborare con qualcuno, altrimenti non ci pensava neanche. Quindi state attenti se è quello che desiderate, visto che voi siete in grado di far ritornare il sorriso, lo spirito di iniziativa, sappiate che questa è una proposta che effettivamente sarebbe almeno da valutare, perché è qualcosa che potrebbe in parte, non dico cambiarvi la vita, ma migliorarvela parecchio e fareste lo stesso anche con questa persona. Quindi,
Forza, teniamo le antennine alzate, guardiamo appunto di chi si potrà trattare. Appunto, questa è una stesa, diciamo un mesetto e mezzo al massimo, perciò guardiamo, teniamo tutti i canali aperti perché potrebbe arrivare soprattutto, ricordo, da qualche conoscenza comune o in occasione di un evento, insomma, di un piccolo ritrovo tra amici. Piccolo, mi raccomando, che siamo ancora in una fase in cui non possiamo fare ammucchiate o assembramenti. Attenzione. Bene, quindi le energie di questa persona da così dovrebbero assorbire le vostre, che invece sono quelle creatrici. Mi raccomando. Studiatevi, ma non esagerate, viviamo il momento, ok? Quindi a questo punto io direi che questa prima stesa è finita, abbiamo fatto l'identikit di chi sta per entrare nella vostra vita, anche con che intenzioni o comunque con quali risultati. Perciò, Candelina, mi raccomando, iscriviti se non l'hai ancora fatto al canale, attiva le notifiche e perché no, metti il like al video e ti faccio intanto tanti in bocca al lupo, spero che questa cosa si realizzi. Mi raccomando, facci sapere. Per ora io ti saluto e ti do appuntamento a presto qui con me su Cartomantica. Seconda variante, quella di Candelina Gialla. Andiamo a vedere chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto questa variante, cercando anche di capire in quale campo ci stiamo muovendo e soprattutto perché sarà importante questa persona. Abbiamo visto una prima variante in cui non era proprio certo che si trattasse di qualcuno che avrebbe cambiato la vita sentimentale, anzi direi che era qualcuno che poteva avere le potenzialità per migliorare la nostra situazione lavorativa ed economica. Adesso controlliamo qui chi abbiamo davanti. Come sempre lo lasciamo per dopo, così non ci facciamo influenzare. Eccoci qui. Allora, prima cosa, mettiamo via queste laggiù. Molto bene. Adesso andiamo a prendere due carte dagli Osho Zen per vedere l'energia di questa persona nei vostri confronti e per vedere invece le vostre nei confronti di questa persona, quando avverrà l'incontro o se magari è qualcuno che già conoscete, come saranno al momento in cui questa persona entrerà in modo un pochino più consistente nella vostra vita. Questa è volata e diciamo che è per lui, mentre per voi andiamo a prenderne un'altra. A questo punto al taglio preferisco, mi sento più a mio agio. Quindi abbiamo questa per questa persona nei vostri confronti e l'altra invece per voi nei confronti dell'altra persona. Ci facciamo naturalmente ora aiutare anche da un arcano maggiore per comprendere meglio come sarà questo incontro o perché questo incontro potrebbe essere o sarà determinante nella nostra vita. L'ho scoperta. Allora, qui abbiamo un eremita, quindi una situazione un po' lenta sicuramente di presa in considerazione di molti elementi. Andiamo prima di tutto a vedere questa carta, pace. Oh, allora, abbiamo una situazione di energia di pace, quindi questo mi fa piacere. Qualcuno che entra senza sfondare la porta, visto che ci occupiamo spesso noi di porte, no? Quindi, qualcuno che sta un po' procrastinando qualche cosa, mentre voi avete invece molto più coraggio. Quindi è un incontro tra un'anima, diciamo, un po' in sospeso e un'anima come la vostra, dove il coraggio, che evidentemente vi viene anche da una pace interiore, perché no? Quindi molto azzeccato questo eremita che ci parla di qualcuno che medita, che riconsidera, che rivaluta o comunque che prende in considerazione un po' tutto con calma per trovare questa pace interiore. Ma ricordiamoci che non è che se una persona valente si prende i propri tempi è necessariamente una persona debole, anzi, e difatti da questo coraggio nasce qualcosa. Mentre qui abbiamo qualcuno che tende un po' a lasciar passare gli avvenimenti davanti a sé. In questa situazione di pace, quindi di pace interiore nella quale voi vi sentite, almeno riguardo all'ambito in cui andrà a interferire, spero positivamente, questa persona, avviene l'incontro con questo X, elemento X,
E adesso andiamo a controllare prima di tutto il taglio e poi vedremo le carte che stanno attorno quali sono. Vediamo il taglio, aiuto. Allora, e invece questo è proprio un incontro fortunatissimo, fortunatissimo. E qualcuno forse chissà che non vi stia anche guardando un po' da lontano, da un po', chi lo sa. Andiamo a vedere adesso dove abbiamo piazzato questa persona. Se c'è, speriamo che non si faccia attendere troppo, ma che io non me la sia persa via. Eccolo qua. Allora, 1, 2, 3 e 4. Controlliamo se sono giuste. Yes. E 4 anche qua. 2, 3 e 4. Se avete sbirciato, questa è una stesa d'amore. Quindi, allora, secondo me, la prima, la seconda e la terza, figuratevi, sono così per metterne giù 9, capirete quando faccio il gran tablone. Ecco qui, questa persona non so se c'è bisogno di spiegarvelo, forse no. Ma sì, allora, per chi mi segue da un po' avrà già visto che questo è un incontro finalmente con qualcuno, riguarda ovviamente i sentimenti e l'amore. È una persona che effettivamente, come vedete su questa linea, ha avuto grandi aspettative, grandi piani, grandi sogni, ma poi soprattutto grandi progetti che sono andati in oca, e quindi diciamo che questo suo rimandare, questo suo guardare un po' l'orizzonte con questo atteggiamento così un po' quasi tra lo sconsolato e il disilluso ci sta, ahimè, ci sta, e come, però è comunque una persona che ha tanto da dare, tanto, veramente tanto a livello emotivo. Abbiamo quest'orso che ci parla proprio di qualcuno che ha delle risorse dal punto di vista sentimentale, emotivo, empatico, altissime. E quindi ci dispiace un po' che sia in questa situazione. Per fortuna ci siete voi che, quando conoscete o quando ritrovate, perché qualcuno che entra nella nostra vita, ma come vi ho detto, magari c'era già stato in passato, questo non lo so, adesso valuteremo, però per fortuna ci siete voi che date questo sprint, questa nuova ventata di allegria e di, appunto, di coraggio e di dinamismo proprio all'intimo sentire di questa persona. È come se gli faceste, non so, un pieno di vitamine improvviso, così, no? Che cosa succederà? Sarà una persona con la quale effettivamente mettersi poi a fare dei piani, dei progetti che saranno, spero, per voi a lungo termine, perché veramente qua ci recuperiamo da lui, soprattutto lei, da una delusione a dir poco cocente, e che quindi poi invece ripartiranno i sentimenti di questa persona fino al punto che la sua vita sarà stravolta. Ma cosa combinate? No, ma meno male. Quindi è un incontro che farete per caso, per caso. Ripeto che potrebbe essere qualcuno che forse avete già conosciuto, ma che poi non avete più frequentato, di cui non avete saputo più niente, ma è qualcuno che proprio qua irrompe nella vostra vita per delle condizioni così fortuite, casuali, ma che da quel momento avrà la sua vita completamente sbarellata per merito vostro. E anche voi però qua non scherzate, nel senso che voi ne vedo comunque un po' guardinghi o guardinghe riguardo ai sentimenti, perché questa è una stesa per chi comunque una batosta se l'è presa, o comunque non solo la persona che entra nella vostra vita, anche voi qua non siete messi benissimo in fatto di ricordi. Ma siccome ormai è tempo di pace, le energie sono pronte per farvi incontrare qualcuno, benissimo rimuginare sul passato, ma facciamolo in modo positivo, anche per fare un paragone e capire che questa persona non è necessariamente negativa come l'altro o l'altra o le altre esperienze. Non viviamo sempre attaccando i ricordi al presente e al futuro, anzi ricordiamoci che siamo in divenire, quindi non è che deve per forza, siccome rappresenta l'amore, allora attenzione campanello d'allarme, fregatura, no, qui abbiamo proprio qualcuno che
vi fa venire desiderio di ricominciare. Comunque, ripeto che lo o la conoscete in modo molto casuale, probabilmente anche qui potrebbe esserci il fatto di rimettere il naso fuori dalla porta e quindi incontrarlo un po' per caso. Se è una persona nuova, vedo proprio casi di tutti i tipi, tipo non so, che andate a comprare il giornale e vi imbattete in qualcuno, tipo scontro, ma proprio sapete quelle cose da film, o se è qualcuno che già conoscete, ma superficialmente, rivederlo magari proprio con una compagnia di amici della quale non sapevate, essere amico anche lui o anche lei. Sapete quelle cose proprio che dice: ma come, non lo sapevo. Atto. Vi ritrovate e incomincia qualche cosa. Questa persona tende un po' a sfuggirvi, non perché siate voi, non perché non abbia attrazione, anzi ne proverà molte, infatti dovrà sforzarsi per sfuggirvi, però è una persona che ha deciso in questo momento di mettere una determinata determinato argomento da parte. Questo argomento sono proprio i sentimenti. E beh, ha fatto male i conti perché trova voi e da quel momento sarà tutto in crescita, tutto in meglio, addirittura una ripresa partendo da zero, dimenticando le cose brutte del passato, e avrete entrambi, perché lo farete insieme, veramente un ribaltamento della vostra vita. Quindi sarà davvero un'esperienza molto molto importante. Adesso io non voglio dire per tutti che sarà così, però questo è il classico colpo di fulmine a scoppio ritardato, ma colpo di fulmine esiste, vi faccio la differenza. Cioè, non è come nei film tipo Lilli e il vagabondo, vi vedete, urca e scatta subito la passione. Però, siccome è proprio una persona molto riflessiva, vi vede, vi conosce, vi ritrova, fate due chiacchiere, sta molto sulle sue. Poi, però, magari anche solo ritornando a casa, si accorge che si è lasciato andare un po' rispetto a come si era ripromesso di fare e che quindi l'avete colpito, colpita in un certo modo. Diciamo che poi, arrivato a casa e passato un po' di tempo, si rende conto di essere rimasto molto, molto colpito. Quindi è proprio un colpo di fulmine a scoppio ritardato. Credo che sia molto più frequente di quanto non si pensi. Ne sento molti e posso dire che anche solo a livello di amicizia, a volte è capitato anche a me di conoscere qualcuno, non dargli magari peso perché era un'occasione in cui c'erano altre persone, e poi dire: però che persona interessante che hai conosciuto, che peccato che non ho approfondito. Ecco, inizierà un po' così. Questo anche se vi conosceste già, perché comunque parlo di conoscenze pregresse molto superficiali. Non sto parlando di un ritorno di un ex qua, mi raccomando, assolutamente no. Sta di fatto che dei due voi siete, come vi dicevo, la parte un po' forte, la parte più propositiva, se vogliamo anche quella un pochino più che osa, no? Perché se vi accorgete che questa persona vi piace, e forse capite prima di questa persona di aver fatto colpo. Anche voi siete un po' guardinghi, come vi dicevo, perché molti di voi anche qui non hanno una situazione alle spalle proprio rosea, però, come dico spesso, chi è che ne ha? Cioè, voglio dire, prima o poi tutti abbiamo avuto una delusione. Diciamo che dei due quello che l'ha avuta più forte è questa persona. Quindi per questa persona voi siete finalmente linfa vitale, ci si rimette proprio in gioco, non con tempi rapidissimi, però neanche tanto lenti. Per voi questo ricominciare all'inizio vi darà una bella carica. Vedete che qui abbiamo la croce, quindi attenzione, il consiglio, perché è solo per la diagonale, il consiglio di questa carta è: certo, abbiamo una situazione sentimentale in evoluzione dove sta per entrare una persona che sarà molto importante nella vostra vita. Attenzione, siccome siete la parte più forte e qui c'è invece più che debolezza, una tendenza a vivere alla giornata inizialmente, prima di tutto non fatevi coinvolgere nei suoi alti e bassi, se volete che questa cosa si mantenga, e in secondo luogo non diventate la baglia di nessuno, perché questo mi parla un po' chiaro. È come se questa persona tendesse, potesse tendere perlomeno, ad adagiarsi un po' vedendo tanto entusiasmo da parte vostra. Certo, è l'arma per poi tirarlo fuori da questa specie di apatia che ha, però attenzione, comunichiamo forte e chiaro che è un modo di fare, non un modo di essere, perché poi, se
se tutto è chiaro fin dall'inizio, qua ci sono delle prospettive di sviluppo, di riuscita di questa coppia decisamente interessanti, se proprio vogliamo. Adesso non dico che potrebbe essere l'incontro della vita, però perché no? Cioè, è una persona che ha molto in comune con voi e voi avete molto in comune con questa persona. Occhio a mantenere gli equilibri fin da subito. Quindi stiamo molto attenti a questo aspetto, non ci spendiamo troppo. Ricordiamoci che questa persona aspetta un po', no? Sta valutando un po'. Voi certo avete il potere di sbloccare la situazione, però ricordiamoci l'equilibrio. Quindi il vostro coraggio è quello che la fa da padrone, un coraggio anche un po' di spregiudicatezza che male non ci sta, certo, perché se abbiamo davanti una persona che non si muove, allora, comunque, è un incontro che vi darà pace. Quindi questo lo dico anche per evitare che pensiate che vi state per mettere in una relazione complicata. No, anche se non fossero subito chiare le cose all'inizio, le chiarirete dopo. Comunque è una persona che avete talmente tante cose in comune che, insomma, poi tutto si aggiusta. Però se si può fare da subito, quindi in tempi di pace, anche quindi io direi in tempi di pace dal punto di vista sentimentale, quindi sto parlando ai single soprattutto, abbiamo incontro con questa persona che insomma si è un po' allontanata dal campo sentimentale, si sta prendendo un momento di pausa e sta procrastinando un po', incontra voi in modo molto molto fortuito e a scoppio ritardato c'è questo colpo di fulmine. Andrete entrambi con i piedi di piombo perché come dirvi di no, assolutamente sì, ma andando andando e camminando piano piano uno accanto all'altro nascerà qualcosa di molto bello. Quindi io non ho altro da dire, direi che questa è una stesa che parla sicuramente di sentimenti e che mi permette di dirvi che sta per entrare nella vostra vita qualcuno di molto positivo e che darà, come voi la darete a questa persona, anche questa persona darà una bella ventata di ottimismo e di felicità e anche di romanticismo alla vostra vita. Quindi io qua mi fermo, candelina gialla. Facci sapere perché siamo curiosi e quindi adesso se ne hai voglia naturalmente attiva le notifiche, iscriviti prima al canale se ti va, metti il like al video e ci vediamo qua alla prossima con me su Cartomantic. Ciao. Eccoci infine alla terza variante, quella della candelina azzurra. Speriamo che nel corso di questa terza stesa non ricominci a diluviare, sembra che smetta solo quando fermo il video, ma insomma. Spero che poi non si senta. Allora, andiamo prima di tutto a vedere le energie che circondano un po' chi ha scelto questa variante, ma soprattutto la situazione che porterà all'ingresso nella vostra vita di questa persona di cui dobbiamo andare a stabilire un po' l'identikit e capire che ruolo avrà e soprattutto in quale campo della vostra vita. Anche qui mettiamo al taglio una carta giù coperta, così poi andremo a vedere bene di cosa si tratta. Adesso invece cerchiamo di prendere due carte dallo Osho Zen per vedere le energie di questa persona nei vostri confronti e quelle vostre nei confronti di questa persona. Ok, qua siccome ne andiamo a prendere due, per ora metto momentaneamente da parte gli altri mazzi e vediamo di prendere due carte, una per questa persona nei vostri confronti e una da voi verso questa persona. Eccoci qua. Allora, li mettiamo qui. Ora tocca a una lama degli arcani maggiori per chiarire un po' la situazione. Come ci vengono in aiuto. Allora, così. L'impiccato, questa è una situazione in cui adesso proprio è quanto mai utile andare a controllare che cosa c'è uscito qui. Allora, vediamo, abbiamo come energie Yang, questa energia appunto maschile, molto molto attiva, cioè proprio un'energia attiva di costruzione, vedete, di creazione. Come vi viene questa persona? Una persona che si sente esclusa e voi, Yin,
Il fulmine. Allora, io credo che qui si tratti, adesso andiamo a guardare, perché qui la situazione è molto molto contrastante. Abbiamo questa energia creatrice, ma abbiamo anche l'impiccato che invece un po' sembra schiacciarla. Abbiamo questa energia nei vostri confronti di esclusione, di come si sente, magari un po' escluso, e questo di questo fulmine che insomma ci richiama un po' alla torre. Quindi è un po' un'esplosione, se vogliamo, no? Chissà che non sia qualcuno che torna dal vostro passato e con cui non siete magari subito disposti ad essere molto accondiscendenti, chi lo sa? Stiamo a vedere. Ultima mescolatina. Taglio. Eh beh sì. Allora, qui c'è un'amicizia che è andata in fumo per qualche malinteso. Amicizia o comunque rapporto, adesso vediamo quanto è più o meno sentimentale. Dall'altra parte c'è qualcuno che si sente escluso dalla vostra vita. Voi che avete questa furia, anche forse di dire quello che non siete riusciti a dire fino in fondo a questa persona, diciamo che vi vedo un po' alterati. Questa energia creatrice comunque sta alla base di entrambe perché c'è il desiderio di rimettersi in gioco e di rimettersi in contatto e di mettere a posto un po' le cose, però questo impiccato ci dice che qui stiamo meditando sugli errori, qui stiamo meditando forse anche sul non detto, quello che avreste voluto dire. Andiamo a cercare questo escluso, vediamo dove lo troviamo all'interno del mazzo e cerchiamo di capire chi e soprattutto che fine gli farete fare, perché io spero che siate magnanimi. Allora, 1, 2, 3 e 4, contiamole. Sì, 1, 2, 3 e 4. Vediamo. C'è un grande desiderio di ritorno. Allora, questa è un'ascesa che può interessare sia le amicizie sia l'amore, però evidentemente io parlerò prima dell'amore e poi facendo un passettino indietro per alcuni aspetti capiremo anche come questo è applicabile al campo dell'amicizia, d'accordo? Allora, questa persona ha desiderio di riprendere i rapporti. Chi è che entrerà nella vostra vita a sfrombattuto? Qui è un ex. Qui è qualcuno con cui veramente tra l'inizio di qualcosa e la sua riuscita c'è di mezzo questa croce, quindi è qualcosa che è andato storto nella vostra relazione, è andato storto anche per l'intervento di altri, perché abbiamo visto che al taglio avevamo il cane, ma avevamo le serpi, quindi può essere un ex che vi ha tradito, o un ex che invece non l'ha fatto ma vi è stato detto di sì. Possono essere le linguacce, possono essere dei malintesi o anche qualche contrasto a livello familiare riguardo questa storia. Potrebbe anche essere qualcuno che fin tanto che avete avuto la relazione ne manteneva anche un'altra e che adesso secondo me non è più né con voi né con l'altra persona. Insomma, questi un po' sono i quadri. Qualcuno con cui stava andando avanti la cosa, ma c'è stato veramente un avvenimento molto tosto che ha fatto separare voi da questa persona. Se vogliamo appunto subito fare un passo indietro, potrebbe essere un amico, un'amica con la quale eravate però in rapporti strettissimi. Stiamo parlando di un tipo di amicizia, di quelli proprio molto molto saldi, che appunto tanto è più salda l'amicizia, tanto maggiore è il dolore quando si spezza qualcosa per dicerie o per cattiverie o anche semplicemente per un'imbranatagine da entrambe le parti a gestire un conflitto, si sono rotti i rapporti. Bene. Allora, com'è la situazione? Che questa persona adesso si sente esclusa dalla vostra vita, ma soprattutto non sa come rientrarci, non trova la finestra dalla quale rientrare dopo essere uscito da questa porta. Voi non siete proprio in un momento di pace, diciamo. Sperate che ritorni questa persona da voi, ma più che altro per dirle questo aspetto, questa persona lo sa. Un po' perché vi conosce a fondo e quindi sa che
che per come sono andate le cose vi è rimasto qualcosa ancora da risolvere, insomma, che non gliele avete dette tutte. E un po' perché io credo proprio che se di responsabilità vogliamo parlare, anche se come si dice sempre, la responsabilità è dalla parte di tutti e due, sa comunque che l'ago della bilancia certo non pende a suo favore. Quindi diciamo che c'è un po' la coda di paglia, anche se qua non esce la volpe, ma esce questo. E questo infatti che cosa mi dice? Mi dice che sta per riapparire questa persona nella vostra vita, come se fosse per caso, in realtà nutre dei fortissimi sentimenti nei vostri confronti ancora e rimpiange tutto quello che è successo. Se almeno questo può darvi una minima soddisfazione, spero di sì. Ma proprio perché vi conosce, non ha il coraggio, diciamo, di fare il passo e cercherà di incontrarvi o cercherà di beccarvi, incrociarvi, non lo so, in qualche modo. Non c'è aiuto in questo caso, non vedo che ricorrerà ad altre persone per farsi aiutare, ma diciamo che secondo me qua siamo nell'energia di chi vi sta un po' tenendo d'occhio o comunque già conosce le vostre abitudini e quindi sa più o meno dove vi potrebbe beccare, cosa potrebbe fare, dove potrebbe incontrarvi. Allora, questa persona entrerà in questo modo nella vostra vita. Certo che adesso ha una paura tremenda e non ha neanche tutti i torti, perché a me risulta che voi appunto nei suoi confronti mi uscite con questa carta, insomma, il fulmine. Se, e è energia repressa come l'energia Yang, con questo impiccato veramente, se poteste. Forse adesso un po' meno, ma ai primi tempi, dopo la separazione, se avesse potuto, gli avreste proprio dato due sberloni di quelli da rivoltarlo. Cioè avete proprio quasi una necessità fisica qui di sfogare tutto quello che non avete potuto dire, perché la situazione si è risolta malamente, ma in modo molto repentino. Avete lasciato una grande traccia nel cuore di questa persona e anche questa persona, che vi piaccia o no, l'ha lasciata nella vostra. Però voi dovrete risolvere prima questa cosa. Ora, siccome fortunatamente non vedo incidenti, quello che vi posso dire è che quando questa persona tornerà, prima di dare la soddisfazione di dire va bene, riparliamone, riconsideriamo ed eventualmente più avanti ricominciamo, è come se vi toglieste qualche sfizio, del tipo che qualche bidone di quelli sani, proprio dati all'ultimo momento, tanto per vendicarvi, mezze frasi per poter magari far ingelosire o far nascere il dubbio che ci sia nel frattempo stato o che ci sia qualcun altro, mancanza di notizie per un po', quindi un vostro blackout per un giorno o due e poi al momento in cui vi vengono chieste spiegazioni, la bella risposta in questi casi non sono fatti tuoi, cioè vedo proprio questo fulmine che si deve sfogare, cioè non ce la fate proprio, sentite di avere un irrisolto e decidete di risolverlo così. Quindi poi dopo sicuramente in futuro questa persona che arriva con intenzioni di riprovarci perché sente terribilmente la vostra mancanza e si sente molto stupido o stupida per come sono andate le cose, indubbiamente poi ci saranno tutte le possibilità di ricominciare o comunque di riconsiderare questa cosa. Ma gli inizi, quando questa persona ricomparirà, sarete voi dei maestri di bastone e carota, cioè che bello rivederti, ok, diamoci appuntamento e poi non vi presentate, oppure dite che dovete uscire con qualcun altro e non dite chi. Credetemi, anche se non vi riconoscete, queste sono proprio energie di qualcuno che fortunatamente decide di dare un senso alla rabbia che ha tenuto covato fino a questo momento, così. Quindi, siccome da qualche parte deve uscire, sono soddisfazioni che forse in un certo senso danno anche una lezioncina preventiva se dobbiamo ricominciare o postuma se riconsideriamo solo l'accaduto a questa persona, così come cartello per ricordare che non succeda più. Sta di fatto che comunque avete gioco facile, perché vi ricordo che la carta dell'energia con la quale si rivolge verso di voi è proprio questa che ci parla dell'escluso, perciò di qualcuno che teme un vostro rifiuto. E allora qui entra in gioco un po' il vostro gioco sottile, quindi no, no, che non ti escludo, però sì, però
Cioè, formalmente va bene, ricominciamo a parlare, a frequentarci, però alle mie condizioni, fino a quando non stabilirete che sia arrivato il momento di prendere le cose in modo un pochino meno subdolo e quindi di parlare chiaro e affrontare il discorso di questi sentimenti che, come vi dico, ci sono innegabili, anzi, provo ancora molta attrazione fisica anche per voi, quindi non avrei proprio nessun dubbio. Se si tratta di un amico, cambiamo l'attrazione fisica con proprio il desiderio di avervi vicino quando ci sono soprattutto delle situazioni più che importanti, ma situazioni che avete sempre vissuto insieme, ok? Quindi è proprio una necessità viscerale di avervi. Lo stesso fareste con un amico, magari qualche pacco glielo tiriamo anche qui. Però c'è la ripresa, ma non senza una piccola vendettina da parte vostra per sfogare questa rabbia che altrimenti rimarrebbe repressa. È comunque una stesa positiva in ogni caso, perché mi parla di un ricongiungimento, mi parla di un ricominciare, di un rinnovo di qualcosa di molto bello. Sopra questa situazione c'è questa atmosfera, quindi si tratta solo per voi di riuscire a fare un po' pace con quello che è successo prima. Questa persona spera invece di fare pace proprio con voi, è un po' adesso un po' timorosa, d'altro canto deve averla fatta grossa perché abbiamo proprio questa croce sul passato che mi parla di qualcosa di molto grave. Alla fine è lui che, o lei che si prende un po' alla peggio, ma aspetta pazientemente che voi finiate di dare sfogo ai vostri sentimenti contrastanti perché c'è anche l'amore. Per voi, beh, per voi è una situazione da cui non potete che trarre beneficio perché vi piace questa persona o andate d'accordo se è un amico, è una persona importantissima nella vostra vita e quindi appena riuscirete a colmare questo gap che c'è tra quello che sentite e quello che provate come rabbia, allora poi ritorna tutto magicamente come prima e non senza qualche difficoltà, ma la situazione è destinata a riprendere e ad andare questa volta bene, sempre che appunto teniamo molto molto presente che abbiamo a che fare con qualcuno che comunque l'ha combinata un po' grossa in passato. Questo però non vi deve bloccare, anzi deve togliere questo impiccato adesso, che però questo impiccato io vi dico lo vedo riferito, come vi dicevo, all'altra persona, un po' a voi anche perché state bloccando questa energia, questo fulmine, questo desiderio di dire proprio tutto come stanno le cose e questa energia yang che un po' pervade la situazione, che è più vostra, anche se non è da sottovalutare anche il desiderio di ricreare qualche cosa che sta nell'altra persona, che però adesso è in una fase un pochino di studio e un po' sottotono. Bene, quindi io direi che la situazione è chiara, è qualcuno che torna dal vostro passato, quindi non è che entra, rientra, d'altra parte è un ingresso anche questo, quindi noi dobbiamo stare a quello che ci viene detto. Pertanto mi raccomando, candelina azzurra, sclera ma con moderazione, insomma, perché sennò poi poverina questa persona arretra, no? È giusto comunque fare quello che fai, secondo me, e chiarire e dare un pochino di sfogo anche a quello che hai tenuto represso, tanto vedo che poi dopo andrà tutto bene. Ok, quindi mi raccomando, se non l'hai ancora fatto e vuoi iscriverti al canale, attiva le notifiche, metti il like al video, in bocca al lupo e spero di trovarti qua molto presto insieme a me su Cartomantic. Ciao. Anche oggi abbiamo terminato questo interattivo, particolarmente interessante, che è riuscito ad andare un po' a coprire tutti i lati della nostra vita. Spero, che ne abbiate tratto degli spunti utili, spero di avervi fatto compagnia, come sempre, come voi ne fate a me. Spero naturalmente che commenterete numerosi e che riuscirò a breve a darvi il nome di chi ha vinto questo sorteggio per una consulenza privata con me. Naturalmente, appena avrò i risultati, metterò tutto sulla community. Continuate a seguirmi e beh, a questo punto, quanto mai è utile che rimaniate aggiornati sul canale. Quindi, se lo desiderate, potete attivare le notifiche con la campanellina, altrimenti tornate presto a trovarmi. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento sempre qui con me alla prossima su Cartomantic. Ciao a tutti!